Gianni Colocioni per Liberi TV, oggi 10 settembre 2018, siamo a casa in compagnia di Micaela Quintavalle, segretaria del sindacato Cambiamenti M410, è un sindacato dell'ATAC, lei è una dipendente dell'ATAC e ovviamente ne parliamo con lei di ATAC, di questa azienda dei trasporti che è romana, è una municipalizzata che versa in condizioni non molto buone, insomma in questo periodo se ne parla, ha un debito di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Questa è l'intervista che verterà su Micaela Quintavalle in quanto appunto sindacalista e lavoratrice, ma ci riserviamo poi anche di fare un'altra intervista su Micaela Quintavalle come persona, come donna, ha un vissuto interessante e quindi rimandiamo i nostri video web ascoltatori a una futura intervista probabilmente più lunga e oseremmo dire quasi, se Micaela ce lo consentirà, più quasi intima. Allora Micaela, ti ringraziamo intanto di questa intervista, partiamo ovviamente da un aspetto un po' più generale, tu lavori per questa grande azienda e sei sindacalista di questo, sindacato che si chiama Cambiamenti Staccato M410. Ecco, io mi sentirei di partire da lì un po' anche perché di recente la tra virgolette fama mediatica è inerente un po' alla tua attività in questo senso. Ecco, diciamo un pochino come, quando nasce questo sindacato e perché. Allora sì, diciamo che il sindacato come organizzazione sindacale da Ufficio delle Entrate nasce il 3 gennaio del 2014, ma il 3 gennaio del 2014 eravamo già un gruppo di lavoratori con tanti colleghi che insomma erano innamorati di questa idea di fare un sindacato nuovo, un sindacato che venisse dal basso, assolutamente non corrotto e non a braccetto con l'azienda, come purtroppo era abituati a vedere, per questo che tanti di noi erano molto delusi, c'erano persone che non avevano una tessera sindacale in tasca da decenni, con Cambiamenti invece hanno ricominciato ad affidarsi ad un sindacato. Però scusa se ti interrompo, i sindacati non mancano in ATAC, o sbaglio? No, sono tantissimi, sono oltre 10 mi sembra, tanto che la sottoscritta non solo non aveva mai pensato di fare un sindacato, ma non avrebbe proprio mai voluto farlo. Noi siamo partiti con una forma di protesta ad ottobre-novembre dell'anno prima, quindi del 2013, io sono partita da sola, ma poi ovviamente i colleghi che hanno creduto nel progetto sono venuti insieme a me, abbiamo scoperto, diciamo, gli straordinari che comunque non sono obbligatori, per dimostrare che gran parte del servizio si reggesse sugli straordinari stessi. Roma si è di fatto paralizzata e quindi abbiamo spostato il fascio di luce radente sul vero problema del disservizio, che non erano le assenze degli autisti che usufruivano di un diritto come la 104, come la parentale, come la giusta malattia, perché comunque un autista che ha 38-39 di febbre non può andare a lavorare. Cosa è successo dopo? Che ci siamo organizzati in questo sindacato perché i lavoratori lo hanno chiesto, cioè quando io dicevo ma ragazzi già ce ne sono tanti, cerchiamo di togliere magari potenza alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e affidiamoci tutti ad un sindacato minore, avevo suggerito USB, avevo suggerito altre sigle, furono i lavoratori stessi a dire che assolutamente c'era bisogno di un sindacato nuovo, un sindacato che venisse affidato alle cure di questa giovane donna autista che di fatto aveva dimostrato con i fatti di tenere più al bene collettivo che al bene personale, perché al di là delle cose raccontate, ancora oggi, oltre al fatto che ogni decisione anche sulla mia vita privata fosse anche una candidatura in politica, io non l'ho mai decisa da sola, l'ho valutata insieme ai tesserati e la valuterò anche in futuro qualora me se ne dovesse presentare l'opportunità, ma io ho rifiutato tutto, dal Grande Fratello a posizioni importanti a livello lavorativo. È stata una cosa allucinante perché io credevo che il primo contatto che avrei avuto sarebbe stato col sindaco, dico ok, adesso ci chiamerai il sindaco, dopo i primi giornalisti che io mi ricordo al telefono gli dicevo ma chi vi conosce, avevo paura, insomma, oppure quando cominciarono a chiamare i politici, io è così che conobbi Marcello De Vito, perché Marcello De Vito mi chiamò dicendomi che voleva sapere, avere delle notizie più importanti su ATAC nel 2013 e io gli dissi io sono lusingata, ma perché chiamami signor De Vito, basta che prendo un
un autobus e vede un autista con la barba bianca e si fa spiegare le vere condizioni di ATAC, quindi non c'era arrivismo in me, non c'è mai stato. E praticamente questa telefonata del Grande Fratello, dove mi dissero che io ero un talento lavorativo, non ho mai capito che cosa significasse, no, perché ti vogliamo con noi, ti porteremo in finale, sei una trascinatrice di popoli. E io ricordo che, oltre ad aver subito detto di no, che non mi interessava, ero quasi proprio, avevo la fretta di attaccare il telefono a queste persone, perché poi c'era stata anche una mail, insomma, perché in realtà volevo comunicare ai miei, noi avevamo un gruppo su Facebook e volevo dirgli: guardate, mi è arrivata la proposta del Grande Fratello, ma tranquilli, non mi interessa. Quindi di proposte ce ne sono state tantissime, io ho sempre ascoltato tutti, ma l'intenzione, perché poi tante volte anche le televisioni mi contattavano per parlare di me, della mia vita, io dicevo: ma perché? Cioè, io posso collaborare parlando di ATAC, parlando di trasporto, parlando di lavoratori, ma quando mi volevano coinvolgere per parlare di cucina, di donne, no. Cioè, se c'era da sfruttare l'immagine, no, non mi sembrava giusto, nel rispetto dei tesserati del sindacato e soprattutto nella mia dignità, nel rispetto di me come lavoratrice in quel contesto appena nato. Oggi, ecco, quando mi fanno una domanda un po' più personale, non ho problemi a rispondere, però allora era importante far capire che era necessario sottolineare la criticità del lavoratore autoferrotranviere in ATAC. Senti Michela, come comincia, diciamo, la tua carriera professionale? Tu entri in ATAC e come mai? Cioè, è una passione, una cosa, non si pensa generalmente che una donna possa aspirare a fare l'autista di un autobus o una camionista, ok, però è pur vero che forse è una mentalità antica come la mia. Allora, noi in ATAC siamo circa 300 donne e siamo tutte donne tostissime. Quando una donna porta l'autobus lo sa portare molto bene, a detta degli utenti anche meglio degli uomini. Di questo sono perfettamente convinta, anche il taxi. Io personalmente, allora, io sono andata via di casa molto presto, non ero nemmeno maggiorenne, avevo 17 anni e mezzo circa, quindi per mantenermi, fermo restando che poi i miei genitori ci sono sempre stati in tutto e per tutto, però per mantenermi ho fatto tante cose, davo ripetizioni di latino e greco, io ho fatto il liceo classico, quindi sfruttavo questa cosa, ho lavorato tanti anni in un call center di una scuola d'inglese, e ho fatto la cameriera a Via Veneto, eccetera, però avevo una passione che era la guida, io mi dilettavo di motocicletta, champagne. E quindi presi tutte le patenti e mi iscrissi all'albo dei conducenti. Inizialmente, allora, io nel 2000, io ho 21 anni, ho preso tutte le patenti, quindi nel 2001, nel 2000 però riuscii a coronare il mio grandissimo sogno di entrare alla facoltà di medicina, quindi da allora, perché io poi ho cominciato a dare gli esami nel 2010, da allora ero entrata alla facoltà e pagavo sempre la retta per non perdere l'esame di ammissione, che per chi è del campo, insomma, nel contesto, sa essere un esame difficilissimo. Che è successo? Perché nel 2001 ho preso tutte le patenti, ho cominciato a lavorare come autista, ho fatto i big basis, quindi il gran turismo, portavo gente molto famosa, ci stanno degli aneddoti che ci potremmo parlare per anni, delle cose che ho visto come conducente, si chiamano i bagarozzi, queste macchinone blu che portano i politici, che portano gli attori, che portano... Però, nonostante io guadagnassi tantissimo, perché veramente per una ragazza di 20 anni che si girava l'Italia, si girava l'Europa, se facciamo una media tra l'alta stagione e la bassa stagione, possiamo parlare anche con le mance, perché poi parlavo l'inglese, parlavo il francese, possiamo arrivare anche a 6-7 mila euro al mese di media, io piangevo continuamente perché non potevo studiare, non potevo frequentare la facoltà di medicina e non potevo dare i miei esami. Quindi quando poi se ne è presentata l'opportunità, perché anche questo è stato strumentalizzato, però io ho detto la verità, cioè io per 3 volte provai a fare il concorso in ATAC ed avevo un'esperienza altissima, conoscevo le lingue, avevo girato tutta Europa con i pullman, avevo quindi delle ore di guida molto importanti e invece mi vedevo superare da persone che vantavano come esperienza le 8-10 ore alla scuola guida e non capivo perché.
poi l'ho capito. Purtroppo le assunzioni sono, ma non è un segreto per nessuno, lo leggiamo dai giornali, lo possiamo vedere ovunque, sono gestite dai sindacati, soprattutto in queste grandi municipalizzate. Io conobbi per caso un sindacalista della CISL e fu grazie alla CISL che io entrai in ATAC, perché guarda caso, una volta stabilito il contatto con la CISL, io superai il concorso. Quindi fu incredibile, è come che per ATAC avevo imparato a guidare, mentre io sapevo guidare molto bene anche prima. Quindi io di fatto sono stata, ero contenta, a me parenti e amici mi dicevano: tu sei pazza, vai a guadagnare part time 800 euro, 900 euro, ma contenta di che c'avevi il mondo ai tuoi piedi? E invece io dicevo no, perché posso fare medicina, perché posso dare gli esami. E l'ho fatto da subito, ci sono dei colleghi che hanno fatto con me il corso di formazione e si ricordano di me già da allora, perché io ero proprio un'aziendalista. La cosa paradossale è questa, perché quando io facevo i privati, io prima di entrare in ATAC, la mia esperienza con la patente l'avevo fatta con i privati. Quando tu devi portare un autobus privato non ti limiti a guidare, se si rompe la cinghia di distribuzione la devi cambiare, se si buca uno pneumatico lo devi cambiare, infatti queste sono mani che cambiano pneumatici, che fanno dolci e che palpano tiroidi e addomini, dico sempre io. Quindi quando mi sono resa conto che il tuo turno era di quelle ore e finivi davvero a quelle ore, mentre quando avevi il privato potevi fare 10 ore di straordinario come che niente fosse. Quando vedevi che l'autobus si rompeva e dalla centrale ti dicevano: ragazza, non c'è problema, aspetta, stai ferma, aspetta al meccanico che arriviamo noi, tu potevi leggere un libro, potevi ascoltare un po' di musica, a me sembrava il paradiso. Quindi poi invece abbiamo visto che la realtà era un po' diversa, però io quando sono entrata in ATAC ancora la chiamavano mamma ATAC, era veramente il sogno di ogni autoferrotramviere. Quindi parliamo di un'azienda che ha più o meno 11.000 dipendenti. 11.350 dipendenti circa. Come vuoi, sai, tutti quanti a memoria, magari pure i nomi. È molto grande, con 300 donne autista. Sì, le donne sono circa 300. Quindi tu hai cominciato a lavorare e ti sei resa conto un po' che la situazione non era, diciamo, ottimale da un punto di vista professionale per voi autisti, probabilmente ovviamente anche per altre categorie interne. Poi a un certo punto, vado a dei tempi un po' più recenti, c'è stato un servizio delle Iene in cui tu hai detto delle cose che magari già dicevi, però lì ha avuto una risonanza molto importante, e parlavi appunto dei guasti, un pochino anche sull'onda dei vari incendi di questi autobus che a Roma ormai siamo diventati uno zimbello a livello mondiale, intanto prende fuoco un autobus. E poi magari mi dice anche un'opinione su questo e sul fatto che per fortuna puntualmente non ci stanno mai feriti. Allora, qui bisogna spiegare bene un po' tutto, nel senso che è vero, c'è stata questa trasmissione alle Iene e va un attimino inserita in un contesto ben preciso, perché quando mi chiedono: tu ti sei pentita di aver rilasciato quell'intervista oppure ti sei pentita di non averlo fatto a volto coperto, io rispondo no, anche perché ci sono delle informazioni che io ho sempre dato. Il problema è che con la trasmissione alle Iene è stata acquisita da 2 milioni di telespettatori, questo non era mai successo prima. Ad oggi dico che però posso aver sbagliato i modi, nel senso, è vero, c'è un codice etico da rispettare ed io non l'ho rispettato, anche perché io ho fatto vedere delle fotografie di mezzi ATAC assolutamente fatiscenti, gomme completamente lisce, un impianto frenante segnalato come non perfettamente funzionante, e poco prima a me avevano detto: funziona per il 40%, sta in braccio a Dio, mi disse il meccanico, il capoperaio, quello che era. Quindi però non puoi far vedere quelle fotografie senza dimostrare realmente che siano mezzi ATAC, quindi alcune cose io le ho sbagliate. Ma perché sono arrivata a quel punto? Allora, io non mi sono mai mossa da sola, innanzitutto è vero, questo lo sottolinea molto l'accusa dice, così come anche la sindaca quando gli sono state fatte domande sul mio conto ha un po' accantonato il problema Quinta Valle dicendo: lei aveva troppi rapporti disciplinari. No, non è vero. Micaela Quintavalle fino al 2013 aveva solo note di merito. Dal 2013 sono, è vero, arrivati tanti rapporti disciplinari, ma che hanno tutti un unico filo conduttore: denunciare l'assenza di sicurezza. Quindi quando io ho rilasciato l'intervista alle Iene, che cosa era accaduto? A me è venuto molto da ridere quando
c'è stato l'incendio di Via del Tritone, perché ho sentito giornalisti ed utenti dire le cose più allucinanti. C'è stato un attentato, ma che cosa sono questi suoni? Addirittura un giornalista mi ha detto: Quintavalle, noi siamo abituati ai sound cinematografici, non lo abbiamo mai sentito veramente un autobus. Come potevamo pensare ad uno pneumatico che esplode, ad un vetro che si rompe? Beh, io dovrei ricordare ai cittadini che nel 2017 si sono bruciati 27 autobus ATAC. Nel 2018 siamo al 21esimo, per noi non era una novità, noi lo abbiamo denunciato come sindacato ad ogni istituzione, in ogni modo, e non ci ha mai ascoltato nessuno. Perché il 10 maggio, mi sembra, Michela Quintavalle arriva a rilasciare l'intervista alle Iene? Perché si era incendiato il bus di Via del Tritone, ma soprattutto dopo 2 ore un autobus a Via dell'Infernetto a Ostia. All'interno di quell'autobus c'era una scolaresca di ragazzi, una mamma, perché volente o nolente io ho migliaia e migliaia di contatti su Facebook, tanto i lavoratori quanto i cittadini. Non si capisce bene perché, forse perché ho una faccia pulita, perché ho i capelli gialli, perché comunque sono molto disponibile con tutti, però hanno fatto riferimento a me. Questa mamma con le lacrime e le urla mi disse: Micaela, io non ho comprato il motorino a mio figlio perché ho il terrore che cada e che si faccia male sulle strade di Roma, e devo venire a sapere che stava sull'autobus e che si è incendiato a Via dell'Infernetto. E allora Micaela Quintavalle, segretario nazionale di Cambiamenti M410, ha detto: no, codice etico va bene, sei pronta a mettere in pericolo il tuo posto di lavoro in nome della sicurezza della cittadinanza? Sì, perché Micaela pensa che, mi viene da sorridere per non piangere, quando c'è stato il 20esimo, il 19esimo incendio sul raccordo anulare all'uscita dell'Ardeatina, completamente bruciato, perché io vorrei ricordare ai cittadini che 21 autobus sono completamente incendiati, ma ogni giorno ci sono decine di principi di incendio che gli autisti con l'estintore riescono a domare. Quell'autobus sull'Ardeatina era completamente incendiato. ATAC, su una nota ufficiale, l'ha definito principio di incendio. È come dire che a Genova ci sia stato un principio di crollo. A Genova sono morte 43 persone. Chiediamoci se qualcuno avesse fatto il diavolo a 4 come Quintavalle e Cambiamenti M410, se quelle 43 persone magari erano ancora in vita, o magari no, non ci è dato di saperlo. Non ci sono stati feriti gravi. Allora, le cose più gravi che sono accadute sono queste: due utenti per la caduta di due pannelli all'interno dell'autobus hanno riportato 6 punti e 11 punti di sutura. Quello più grave è stato purtroppo una ragazza in motorino che per l'apertura di un portellone alla laterale dell'autobus ha visto l'amputazione del proprio braccio. Alcuni motociclisti sono caduti riportando danni pseudoseri perché sono scivolati sull'olio perso dagli autobus. E poi c'è stata quella negoziante di Via del Tritone che ha riportato, insomma, dei problemi respiratori. È vero, ad oggi noi non abbiamo avuto morti, ma dobbiamo arrivare al morto per far cambiare le cose. Io vorrei ricordare che prima di essere sospesa a tempo indeterminato il 17 maggio 2018, ogni giorno segnalavo, io come migliaia di colleghi, l'assenza di martelletti in frangivetro. La vettura non passa la revisione senza martelletti in frangivetro, eppure tutti gli autisti, che sono persone responsabili, quasi tutti, perché poi l'impostore c'è anche tra gli autisti, che cosa facciamo? Ci prendiamo la responsabilità di mettere in strada un mezzo fatiscente pur di garantire un minimo di servizio all'utenza. Ma se un autobus passa attraverso una strada stretta, se le porte non si aprono, noi abbiamo dentro 130 persone, noi trasportiamo minori, noi trasportiamo disabili, noi trasportiamo anziani. Ma se un autobus diventa una bomba a cielo aperto, perché veramente si crea un incendio e non siamo in grado di evacuare un autobus che prende completamente fuoco in 7 minuti, ma chi glielo dice a quelle 130 famiglie? No, senz'altro, è molto chiaro, è un discorso che potrebbe andare avanti chissà quanto, anche quello sull'accessibilità dei disabili agli autobus, che insomma. Sono d'accordo. Allora, no, però prima di lavorare in auto, diciamo che meriterebbe un approfondimento a parte. Diciamo che anche viene ricordato che prima che ci fosse questa sindacatura, questa amministrazione, tu insomma ti eri dimostrata abbastanza fiduciosa verso un cambiamento dopo, diciamo, la caduta tra virgolette di Marino, e quindi verso i 5 Stelle, che potessero appunto rappresentare un cambiamento in positivo, però mi sembra, e poi in qualche modo, che
abbia vissuto un periodo di disillusione. Insomma, l'amministrazione romana non è ricordata da nessuna parte come un'amministrazione modello. E dopo, ecco, ti volevo chiedere appunto un'opinione su questo e anche il ruolo di qualcuno, il ruolo, insomma, l'opinione su qualcuno che si è invece speso, almeno così ho letto, per te, che proveniente dal Mondo 5 Stelle, che è il presidente del Consiglio Comunale, l'Assemblea Capitolina, che è Marcello De Vito. Allora sì, è un discorso molto lungo. Innanzitutto anche qui io, se potessi tornare indietro, cambierei qualcosa di me, nel senso che io sono un ibrido fondamentalmente, perché sono una cittadina di Roma che ha dei diritti e dei doveri, e sono il segretario nazionale di un sindacato. Io mi sono espressa nella massima pulizia, perché io non ho problemi a parlare di me, purtroppo, in certi sensi, e quindi ho mostrato, ha verbalizzato il mio essere una votante del Movimento 5 Stelle. Questo però non significava e non significa tacere nel momento in cui anche il Movimento 5 Stelle o dice cose non giuste o comunque interviene su cose non importanti o non interviene dove dovrebbe intervenire. Quindi nella misura in cui io attaccavo ferocemente Alemanno, attaccavo ferocemente Marino, che diceva di mettere gli autobus con due sole porte e di far entrare le persone davanti come in Inghilterra, e io ho lavorato in Inghilterra, quindi anche di questo potremmo parlare ore, allo stesso modo ho attaccato questa amministrazione perché continuava a non solo non risolvere i problemi, ma a crearne di nuovi, perché per esempio, ne cito uno su tutti, noi siamo oggetto di grandissime aggressioni, quasi quotidiane, da parte degli utenti. Se ci sparano con i piombini, non si può sentire che un assessore ai trasporti dica era una bravata da minorenni. Non esiste, perché tu stai autorizzando altre persone a sfogare una tua patologia psichica e mentale contro un onesto lavoratore. Ma potremmo parlare secoli. È vero, all'interno del Movimento 5 Stelle c'è stata una parte di qualche elemento che si è comunque espresso in mia difesa. Sicuramente Marcello De Vito ha proprio scritto un post dove ha detto Micaela ha ragione, e questo a me ha fatto enormemente piacere. E io sono convinta che tante altre persone all'interno del Movimento 5 Stelle, e non solo, perché poi, come era accaduto anche quando il Movimento era all'opposizione, io vengo fortemente difesa da chi è all'opposizione, poi quando sono loro a tirare un po' le fila di tutto la cosa sembra venire dimenticata. Però ci sono state tante persone, alcuni mi avranno anche strumentalizzato, altri l'hanno fatto in maniera sincera, però io credo che in cuor loro chiunque sappia che ciò che io sto passando in questo momento sia un'ingiustizia, nel senso, ci sono le leggi, applichiamole, a me sta bene tutto, a me un giudice deve dire hai sbagliato perché era più importante il codice etico rispetto alla vita della gente. Io credo nella giustizia, sono una cittadina onesta che paga le tasse, che adesso verrà giudicata da un giudice, quindi figuriamoci. Però io penso che chiunque, al di là di chi ti odia, di chi ti invidia, di chi vorrebbe aver fatto lui ciò che invece hai fatto tu dal nulla, io credo che se uno analizzasse bene tutta la storia non si può non dar ragione al sindacato Cambiamenti M410, che ha la sottoscritta come portavoce. Questo lasceremo al giudice l'ardua sentenza, come si suol dire, in questo caso non ai posteri ma al giudice. Una cosa mi sono dimenticato di chiederti prima, M410 perché? Allora, noi ci riunimmo come lavoratori di base, e la cosa doveva finire lì con la cosiddetta protesta degli straordinari e ognuno sarebbe tornato alla propria vita. I lavoratori chiesero a me di organizzarci in un sindacato dopo le lacrime, il fatto che io dicevo ma io non voglio, io devo fare altro nella vita, eccetera. Mi sono lasciata coinvolgere perché era giusto, e dovevamo scegliere questo nome. Avevamo delle alternative. Abbiamo optato per Cambiamenti staccato, per il senso della canzone di Vasco Rossi che noi ascoltavamo tantissimo quando abbiamo preparato la prima protesta. M410, M in assonanza proprio col Movimento 5 Stelle, perché comunque stavamo tentando di fare nel sindacato ciò che ci sembrava stessero facendo con la politica e il governo, quelli del Movimento, e poi 410 perché fu dal 4 al 10 di novembre che noi scoprimmo gli straordinari, e quindi
venne fuori di fatto la mia figura come pseudo pubblica, perché poi di pubblico io credo di avere ben poco, però insomma viene ricollegato a questo. Ho capito. Senti, volevo chiederti un'altra cosa, adesso mi è venuto in mente, me la sono annotata mentre parlavi. Ci sarà, pochi purtroppo lo sanno, un referendum consultivo dei romani, i romani verranno chiamati a esprimere un'opinione per quanto riguarda il servizio pubblico di trasporti, se ritengono giusto che sia appunto messo a bando. Ecco, tu che ne pensi? Allora, io penso che è fatto in maniera un po' delinquenziale, nel senso, io sono per la democrazia ed è giustissimo che i cittadini si esprimano, anche se poi si sono espressi col referendum del 2011 dove chiedevano che l'acqua, i servizi, il trasporto rimanessero pubblici. La cosa che ci spaventa, che mi spaventa molto, è che un primo referendum, perché per arrivare a questo ufficiale, i radicali e altri che insomma hanno promosso questa iniziativa, Riccardo Maggi probabilmente, Riccardo Maggi soprattutto, sì, hanno fatto degli stand dove chiedevano agli utenti di firmare. La cosa curiosa è che quando noi siamo andati in questi stand e abbiamo parlato con i cittadini, immediatamente smettevano di firmare, nel senso, chiedere ad un vecchietto ti piace come va l'ATAC? No, allora firma per una privatizzazione. È normale che il vecchietto subito firma, ma anche il giovane, anche l'universitario, la persona colta o comunque ritenuta tale. Se uno invece spiega ai cittadini che il servizio di ATAC non va, cioè noi offriamo un servizio che è assolutamente scadente, quasi ridicolo mi viene di dire, ma non lo dice la Quinta Valle, lo dicono proprio le cifre, lo dicono i fatti, abbiamo delle tabelle, delle cifre che fanno vedere come il numero di chilometri che dovremmo fare non vengono mai fatti per cause tanto esogene quanto endogene. Però io vorrei ricordare agli utenti che un privato a Roma già c'è, è quello della Roma TPL e non va meglio. Beh, però comunque è tutto pianificato dall'ATAC. Il servizio, cioè non è che hanno un'iniziativa propria, poi gli lasciano alcuni settori. No, però per esempio la manutenzione, cioè il privato deve guadagnare, si perde la ragione sociale. Se ATAC controlla l'impianto frenante, mi viene di dire ogni 30.000 chilometri, il privato li controllerà ogni 50.000. Il problema, l'abbiamo visto con le autostrade, il problema non è la privatizzazione, il problema è mettere in mano la cosa pubblica a persone competenti. E ad oggi non è mai accaduto, cioè noi vediamo che comunque nominano amministratori delegati, capi del personale, persone che a mio giudizio, e in Italia esiste la libertà di opinione, sono completamente scollate dalla realtà. Ora io ho apprezzato tantissimo il Manuel Fantasia come persona, che però aveva una laurea mi sembra in ingegneria aerospaziale, non lo so, cioè per mandare avanti ATAC servono persone colte sicuramente, laureati, persone con master, è quello che volete, ma secondo me bisognerebbe anche prendere dal basso, da chi conosce il lavoro dal basso. Quando noi per esempio, la sottoscritta ha fatto un lavoro eccezionale prendendo i migliori capolinea che abbiamo in una zona di Roma che è l'Eur, che conoscono le tempistiche, conoscono la strada, quando il 5 Stelle disse noi dobbiamo sfruttare al meglio quello che abbiamo, io feci un lavoro con questi capolinea in maniera gratuita, gli abbiamo passato un lavoro mastodontico, l'hanno mai utilizzato? No, hanno tolto autobus e autisti da linee creando dei disagi mastodontici perché non hanno creato la periodicità del passaggio dell'autobus, ma non perché sono cattivi, semplicemente perché sono ignoranti, nel senso che ignorano come si lavora in determinate zone di Roma, quindi anche loro hanno peccato di presunzione, invece di affidarsi a chi disinteressatamente, in maniera solo amatoriale, proprio per amore degli utenti, voleva cooperare, non l'hanno fatto fare. Quindi stai parlando dell'amministrazione attuale? L'amministrazione attuale, ma ci metto dentro, io posso arrivare fino a Rutelli, poi ero troppo piccola. No, era per arrivare a dire che comunque gente eletta dai cittadini. Gente eletta dai cittadini, sì, loro magari eleggono però i punti di riferimento, poi bisognerebbe mettere a capo degli agende di questo tipo persone che ne capiscano un pochino di più. Quindi quando a me dissero candidati ad una determinata figura importante, io
io risposi no, non mi interessa, preferisco aiutare con i miei colleghi dal basso. Era oro per le mani, non l'hanno voluto cogliere, anzi, mi sento di dire, senza prendermela con nessuno, che però quasi sia stata fatta, no? Cioè, quello che non ha fatto il PD, mi viene di dire, è arrivato a farlo questa giunta. Poi ci possono essere milioni di motivazioni e Michela Quintavalle è pronta al licenziamento, ma il licenziamento di Michela Quintavalle porterà ad un miglioramento per gli utenti, ad una maggiore di sicurezza, ad un servizio migliore? Mamma mia, ben venga, significa che nulla sarà stato vano. Ma se invece una brava autista, un'onesta lavoratrice che comunque non... perché poi lo leggiamo dai giornali che c'è anche... viene strumentalizzato il discorso perché sembra che poi siamo tutti così, però serve davvero togliere degli autisti che magari si guardano la partita durante sì, la guida, con tutto quello che leggiamo, okay. Però secondo me togliere un autista come me e come tantissimi altri come me, cioè è un parere personale, ma è sbagliato nei confronti dell'utenza, il problema è altrove. Ho capito. Senti, in conclusione abbiamo fatto un'intervista lunghissima e vabbè, mi hai detto quello che pensi, diciamo, sul referendum dell'ATAC, cioè diciamo una prospettiva futuro non tanto avanti. Vorrei che tutti i cittadini venissero informati totalmente e sinceramente prima di poter esprimere il loro democratico. Diciamo valore. Che quel comitato promotore ha un interesse, però possono informare anche gli altri, quelli che sarebbero per la elezione contraria. Certamente il problema è che Riccardo Maggi ha una platea, Michela Quintavalle cambiamenti. No, io non dico di Michela Quintavalle, dico di l'ATAC e l'amministrazione capitolina se prende posizione. Sì, ma non hanno argomenti, perché se uno comunque dice noi vogliamo mantenere ATAC pubblica, ma poi non viene fatto niente per mantenerla pubblica e di fatto i cittadini si vedono 21 autobus incendiati in 8 mesi e magari anche il cittadino non ha tutte queste informazioni perché io capisco l'autobus nuovo e c'è tanta pubblicità per questa nuova flotta che deve arrivare, ma io vorrei ricordare alla sindaca, all'assessore, a chiunque ascolti questa intervista che abbiamo l'Amplane, cioè di questi autobus che si sono incendiati tutti i modelli esistenti in ATAC, quindi il problema non è il mezzo nuovo, per carità un mezzo nuovo ce lo auspichiamo tutti, ci serve, abbiamo una carenza di mezzi o mezzi che hanno milioni di chilometri che è spaventosa, ma se non viene fatta la manutenzione il problema si ripresenta dopo 6 mesi, se non vengono riparate le buche almeno in quelle strade percorse dagli autobus ogni giorno, mi viene in mente via Candoni perché porta, è l'unica strada che porta al deposito della Magliana, o via Carucci che è l'unica strada che porta al deposito di Torpagnotta, per cui 2000 autobus la mattina, no un po' meno, 900 autobus la mattina e 900 autobus la sera fanno quel tratto, se noi non ripariamo le buche e soprattutto se non facciamo manutenzione il problema si ripresenterà anche con la flotta nuova, quindi ATAC invece di dire, secondo me, modesto parere, stiamo aprendo un'indagine interna, come a dire, ci sono i lavoratori dentro che creano problemi ai mezzi e che sabotano i mezzi, forse dovrebbe munirsi di più meccanici, di officine sempre aperte e di contesti che permettano una manutenzione e una prevenzione effettiva che non c'è, perché i meccanici sono, secondo me, persone, medici senza frontiere, cioè sono in grado di ripararti un autobus con una bottiglia di plastica. Non hanno i pezzi di ricambio per riparare un autobus e noi vogliamo dire che l'autobus viene sabotato, che ognuno si prenda le sue responsabilità perché c'è qualcuno che non lo fa e quel qualcuno non indossa la divisa come tutti noi ogni giorno. Perfetto, ringraziamo Michela Quintavalle, a questo punto chiudiamo qui e vogliamo dare una parola diciamo di speranza, lascia a te la chiusura. Di speranza per me o per ATAC? Per tutte e due. No, per me, ripeto, noi ora c'è questa udienza il 14, il giudice potrebbe esprimersi con un licenziamento, con un reintegro, poi o noi o l'azienda impugneremo il contesto. Io mi auguro solo, la grande speranza è che mamma ATAC torni ad essere quello che era, ossia un fiore all'occhiello dei trasporti di Roma e d'Italia. Abbiamo degli autisti professionisti in gambissima, tolta una percentuale irrisoria che però c'è, quindi estirpiamoli da ATAC, ma se dobbiamo partire dal basso arriviamo fino alla cima ad estirpare chi fa male a questa azienda.
diamo veramente un servizio importante, ma non è solo di trasporto, noi diamo informazioni ai vecchietti, ridiamo i figli che si perdono ai genitori, diamo modo a quelle persone sole di farsi due chiacchiere la vigilia di Natale, cioè ATAC è una gran bella storia e farla morire secondo me è inutile e poco importante per la cittadinanza. La cittadinanza ha bisogno di questa azienda e questa azienda ha tutte le capacità e le possibilità di poter ritornare quello che era. Non serve cambiare ATAC, serve le persone ai vertici, cambiare le persone ai vertici di ATAC. Grazie Micaela.